Ciao a tutti. In questi giorni a Bologna si è scatenata una polemica sulle vaccinazioni. Tutto è nato dalla richiesta dei nostri consiglieri in comune di poter avere un'udienza conoscitiva su quella che è la nuova legge regionale sui vaccini che imporrà appunto le vaccinazioni ai bambini che frequenteranno l'asilo. Guarda caso però la stessa richiesta è stata fatta qui in regione e, caso strano, non si è scatenato nessun putiferio. Proprio così, Silvia. E non ho chiesto ancora l'udienza conoscitiva, ho semplicemente anticipato l'idea di richiederla perché credo fortemente che i genitori abbiano i diritti di venire ascoltati e avere le risposte dalle istituzioni e dall'ASL. Questo è l'intento. Non siamo contro i vaccini, l'abbiamo ripetuto mille volte, tutti i nostri figli sono vaccinati e quindi questa è la situazione reale. Capofila della polemica, il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che, aiutato dalla sua costola sulla carta stampata a Bologna, cioè la Repubblica Bologna, sciorina un'intervista dove appunto viene citato ben sei volte, viene aiutato nel suo attacco al Movimento 5 Stelle, attacco totalmente infondato. La nostra portavoce ha ribadito benissimo qual è la posizione del Movimento 5 Stelle in comune Bologna, in regione Emilia-Romagna e a livello nazionale, quindi siamo stati molto chiari. Abbiamo anche mandato un comunicato stampa per ribadirlo per l'ennesima volta, qualora, sai, fosse sfuggito, evidentemente è sfuggito un'altra volta, oppure la Repubblica Bologna è diventato l'organo stampa ufficiale del Partito Democratico. A questo punto potrebbero anche trasferire direttamente la redazione in giunta. Se non c'è posto in giunta negli uffici del PD, scommetto che li accoglieranno a braccia aperte.